Allora, ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di una nuova collaborazione con l'azienda Defcon 5, un'azienda prettamente italiana che fa parte del consolidato e famoso gruppo Fox. Cosa fa questa azienda? Realizza e vende sia sul mercato italiano che su altri mercati europei prodotti ed accessori che riguardano il mondo militare, il mondo dell'outdoor e il mondo del bushcraft. Quindi, su mia richiesta mi hanno mandato questo Bivy Tend in versione singola vegetata. Esiste anche la versione doppia. Mi sono fatto mandare questo prodotto perché per chi mi segue sui social o sulla rivista digitale www.carmagazine.it, da me creata nel lontano 2011, ma anche sul canale YouTube Car Magazine TV, sapete che negli ultimi anni il mio stile di car fishing in fiume si è evoluto in una modalità che io amo chiamare survival. Infatti sulla rivista digitale carmagazine.it c'è proprio una sezione Car Fishing in Survival che vi invito a visionare. E sul canale YouTube invece Car Magazine TV sono presenti ben 3 video su questo mio nuovo stile e approccio di car fishing in fiume. Questo perché negli anni il tempo è sempre poco, quindi io ho preferito fare delle scelte come quello di raggiungere luoghi un po' più remoti sul grande fiume e andare alla ricerca del pesce per mezzo di una barca o di un gommone come questo che vedete qui, di ridurre il più possibile le attrezzature, sia per quanto riguarda il loro numero, ma soprattutto per quanto riguarda il loro volume e il loro peso. E poiché il tempo che guadagno nel non portarmi tanta attrezzatura pesante, la utilizzo in modo proficuo per entrare più velocemente in pesca. Ma l'argomento di oggi è proprio questa tenda Bivy, il cui ingombro, come potete vedere, è davvero ridottissimo. Il suo peso è di 1,6 kg. Le sue dimensioni, adesso che ve lo andrò ad aprire, sono di 2,40 m di lunghezza per 80 cm di larghezza, per 50 centimetri di altezza, quindi un basso profilo che ci permette di non essere esposti al vento. E ho scelto proprio questo prodotto qui perché si adattava benissimo al mio gommone della linea Ventus di Caperlan Decathlon, che ha uno spazio interno di ben 240 centimetri per 1 metro di larghezza. Sul mercato è forse il gommone con lo spazio interno più grande che c'è. Ma andiamo ad aprire velocemente questa Bivy Tend dell'azienda Defcon. Defcon, visto e considerato che faccio orgogliosamente parte delle forze armate da ben 30 anni, per deformazione professionale, Defcon sta per Defense Condition, ossia sono gli stati di allerta per quanto riguarda appunto il sistema americano, che constano di 5 stati di allerta. Quindi DEFCON 5, quello in cui sono le condizioni praticamente di pace, ci dobbiamo preoccupare se dovessero volgere a DEFCON 1, che significa guerra imminente. Naturalmente in Italia noi abbiamo un livello di stato di allertamento simile, ma con un'altra nomenclatura. Ci tenevo a fare questa precisazione, visto e considerato che per deformazione professionale dovevo farvela. Bene, ma venendo a noi, andiamo ad aprire velocemente, ripeto, questo Bivy Tend. Ecco qui. I materiali sono naturalmente materiali robusti, che fanno parte appunto del mondo militare. Quindi qua hanno utilizzato un materiale in poliammide e nylon 75D, impermeabile a una colonna d'acqua di 5.000 mm. Eccolo qua, lo andiamo a svuotare. All'interno troveremo anche
due bacchetti in alluminio da 8,5 mm che vanno a fare, a formare dei piccoli archi che noi andremo adesso a innestare sulla tenda e vedrete che poi si mantiene da sola, permettendoci un riparo sicuro ed efficace per poter dormire direttamente da sopra una barca o da sopra al gommone come faccio io. Allora, non dobbiamo far altro che inserire in queste due fessure i due archi, ecco qui, uno, l'altro va qui. E poi li andremo ad incrociare. Una qui. Il primo anteriore andrà innestato in quello più, nelle fessure più esterne, mentre quello posteriore nelle fessure più interne. E il gioco è fatto. Il BB10 è già montato. Eccolo qui, ragazzi. 2,40 m di lunghezza per 50 cm di altezza per 80 cm di larghezza interna. Naturalmente, come ho già detto all'inizio video, esiste anche una versione doppia che ha naturalmente uno spazio interno superiore. Va bene? Ma per le mie esigenze andava benissimo questo modello qui. Versione questa vegetata, ma esiste anche una versione verde. Naturalmente poi vi lascio in descrizione tutti i link del caso che riportano sia alla rivista carmagazine.it, ma sia al sito Defcon 5, azienda del Friuli Venezia Giulia. Allora, adesso andiamo a farvi vedere un attimo alcuni particolari importanti. Quindi, materiali già ve l'ho detto, poliammide nylon 75D, bacchetti in alluminio da 8,5 mm. Questo è il posteriore della tenda che noi andiamo, possiamo arrotolare in modo tale che abbiamo una zanzariera posteriore, ma abbiamo anche una zanzariera anteriore che permettono sia di ripararci da eventuali insetti e sia di creare una buona ventilazione all'interno della nostra tendina, ok? Ecco qui. Naturalmente cerniere impermeabili, questa la possiamo aprire completamente, ecco, questo è il posteriore, adesso magari ve la giro, il suo peso è davvero leggerissima, eccoci qua. E qui abbiamo l'altra apertura anteriore, adesso ve la faccio vedere, che si apre fino quasi a metà. Ci sono anche dei velcri, in modo tale che se noi non vogliamo chiuderci completamente con la cerniera, possiamo utilizzare i velcri nel momento in cui dovessimo uscire velocemente dall'interno della tendina per appunto, poiché magari abbiamo avuto una partenza. Ecco qua. Ecco qui. Questa è la tenda, come potete vedere internamente. Eccoci qua.
Questa è la zanzariera che vi avevo detto anteriore, ok? Che noi possiamo benissimo poi dall'interno chiudere, va bene? Il mio consiglio qual è? In estate non penso che ci sia bisogno di altro, una volta che siamo entrati all'interno della BV10 DEFCON 5. Nei periodi autunnali ci possiamo munire di una coperta termica, come magari questa, ok? Con una coperta termica, poi ognuno di noi farà la sua scelta, e mentre nella stagione più fredda, in inverno, possiamo andare a inserire dentro un bel sacco a pelo, in modo tale da rimanere completamente protetti e isolati dalle intemperie. Quindi ragazzi, io ho scelto questa tenda Bivy Defcon 5, appunto dell'azienda Defcon 5, perché secondo me, dal punto di vista della sua versatilità e della sua qualità costruttiva, mi permette di avere un rifugio veloce da montare velocemente, dall'ingombro ridotto e anche dal costo contenuto. Senza investire magari in una tenda da gommone, più grande, che mi permette allo stesso tempo di entrare più velocemente in pesca e di poter pescare direttamente dal gommone. Un consiglio, naturalmente, se avete un gommone come il mio, che ha un paiolato pneumatico, non ci sarà bisogno di inserire all'interno un eventuale materassino. Se avete naturalmente un gommone con paiolato in alluminio o in altro, un compensato marino, o non avete il gommone, avete la barca, il mio consiglio è quello di andare a inserire all'interno un tappetino gonfiabile, okay? Che vi andrà a isolare maggiormente dall'umidità e vi permetterà anche di avere un riposo migliore. Questo è tutto per quanto riguarda questa tendina Defcon 5. Ve la consiglio, andate a guardarvi la descrizione completa comunque sul sito Defcon 5, e comunque sarà presente anche un articolo su carmagazine.it nella sezione appunto Car Fishing in Survival. Questa è la prima parte che riguarda questo prodotto qui, quindi un video statico. Poi andrò a creare anche un video più dinamico dove ve la farò vedere proprio, l'andrò a utilizzare direttamente pescando appunto in una sessione di 24 ore sul fiume Po direttamente e completamente da sopra al mio gommone. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao Anglers!